Allora, vorrei riprendere un attimo il primo esercizio che ho fatto, perché è un'occasione per un po' anticipare delle cose, come vi ho accennato. Quindi, qual era la situazione? Avevate il solito pavimento liscio, avevate una molla caricata, aveva uno stantufo e c'era appoggiato un altro corpo. Questo era di massa M piccolo, questo di massa M grande, questa era costante elastica. Era caricato, questo è x uguale a 0, posizione equilibrio, questo è x0 che è negativa, ma voglio esplicitamente scrivere x0 come meno una quantità positiva. Quindi questa separazione qui è A. Quindi voi caricate la molla, deformate la molla di 5 cm, ma come? Allungata o compressa? In questo caso compresso, ma è 5 cm. Quindi x0 è negativa, ma esplicito il segno meno, e quindi A qui è una grandezza positiva, va bene? Di quanto avete deformato, di quanto avete spostato la massa dalla posizione equilibrio, in questo caso verso sinistra. Quindi riassumiamo molto rapidamente i tre grafici. In funzione del tempo avete il grafico, che so, della posizione. Quindi sapete che la posizione dove posso scrivere è un riassunto, quindi in teoria non serve che voi scriviate perché ce l'avete già sul quaderno. È meno A coseno di radice di K, radice di K diviso M più M grande T. Questo era, quindi, per cortesia, se no questa discussione la faremo all'orale. Perché ho scritto qua, visto che devo fare, dove posso scrivere? Perché voglio fare i disegni qua, tipo qua in piccolo, x di t. Allora, vi dico quello che voglio dimostrare. Se c'è ancora rumore, ve lo lascio da fare da voi, ok? Quindi quello che voglio dimostrare è che dopo che il corpo M maiuscolo si è staccato, quindi dopo di stacco, l'energia cinetica del corpo, diciamo così, M grande è l'energia cinetica del corpo con la M grande, è uguale a un mezzo K a quadro che moltiplica, questo è quello che abbiamo fatto prima, no? Voglio che voi dimostrate, con o senza il mio aiuto, dipende esclusivamente da voi, che l'energia cinetica del corpo piccolo dopo il distacco, l'energia cinetica del corpo piccolo dopo il distacco è una cosa del genere. Quindi scriviamo. Cos'è il quadro? Quindi questa roba qui, questa qua, rappresenta l'energia cinetica del corpo piccolo, quindi della massa dello stantuffo, diciamo. Quindi questo qua, che sia chiaro, è l'energia cinetica dello stantuffo. Questo invece è l'energia cinetica del proiettile. Ok? Dopo l'urto, dopo il distacco. Questo è l'energia cinetica, questa qua nel riquadro, che moltiplica il cosiddetto quadro, è l'ampiezza, se volete il valore massimo dell'energia dello stantuffo. L'energia cinetica dello stantuffo continua a cambiare nel tempo, perché è attaccato alla molla, lui sta andando avanti e indietro. C'è un momento in cui si ferma e per un attimo è istantaneamente, non si sta nulla, l'energia cinetica è zero, no? È fermo.
Poi a questa velocità sta passando per x uguale a 0 con la massima velocità al valore dell'energia cinetica massima, poi la velocità si riduce fino a azzerarsi. Quindi lo stantuffo continua a cambiare velocità. L'energia cinetica dello stantuffo è un cosenquadro. Quadro! Dimostrate quello e dimostrate che l'ampiezza della, di questo cosenquadro, cioè il valore massimo se volete dell'energia cinetica, è questa espressione qua. E di notare che la somma dell'energia cinetica del proiettile, quello che io ho chiamato Km, non è inutile scriverlo, l'ho fatto apposta per risparmiarmi la scritta, quindi la somma di K dell'energia cinetica del proiettile più l'energia massima dell'energia cinetica dello stantuffo, questo uguale a un mezzo Ka quadro. Voglio che dimostriate questo. Lo facciamo assieme o ve lo do come compito per portare all'orale? Avete un dilemma? Far rumore per dire oppure stare in silenzio di tomba? Stare in silenzio di tomba è la risposta della persona saggia. Io continuo a sentire un brusio, mi dà molto fastidio. Ho dormito pochissimo ieri sera, sto su solo per nervi, e quindi fatemi incazzare che io lavoro meglio. Ok. Questo è questo grafico qua, ma con il corpo M non incollato, cioè solo appoggiato, in realtà gesso colorato, ormai devo cambiare colori, devo proprio prendere una scatola perché i colori miei preferiti sono ormai spariti. Questo è corretto solo fino a qua, no? Questa equazione è valida solo per t, da 0 fino a t quarti. Quindi questa è valida per t che va da questo fino a t quarti, ok? Poi avviene il distacco e non è più vero, d'accordo? La velocità fino a sempre allo stesso intervallo, cos'è la derivata di questo? E dovreste essere, di nuovo, continuo a scrivere qua quando voglio fare il disegno, maledetto. Allora, l'accelerazione più facile è A K diviso M più M grande, questo è omega quadrato, questo è omega quadrato, A omega quadro è un coseno col segno più. Ok, sono dei coglioni, questo lo facciamo allora. Inutile far minacce e poi non portare a tema, è colpa vostra, lo facciamo all'orale o uno scritto. Va bene, cambiamo esercizio. Facciamo questo qua. Questo è il solito tavolo, liscio. Ecco una posizione, in questa posizione qua, nella posizione chiamiamola x1, c'è il corpo 1. Nella posizione 2 c'è il corpo 2. Sono collegati da una molla. Non c'è attrito. Vogliamo farlo assieme o ve lo do come esercizio? Non c'è attrito. Immaginate che la lunghezza della molla a riposo sia questa. Quindi una certa distanza L. Non c'è pericolo, questo esercizio non c'è niente che ruota, quindi posso usare il simbolo L maiuscolo, non c'è timore di confonderlo con il momento a quantità di moto. Certo, se alcuni di voi lo confondono con il momento a quantità di moto, forse non sono portati per la materia scientifica. Non c'è mica niente di male, andate a studiare lettere. Scriviamo l'equazione del moto. M2, per il momento possiamo immaginare che abbiano masse diverse, poi specificherò gli esercizi in cui hanno uguale massa, ma per il momento scriviamo in generale.
equazione del moto ma uguale f, m2 l'accelerazione della particella 2, quindi faccio così, è uguale alla forza che agisce sul corpo. La scriviamo così e dovete convincervi che è corretto scriverlo così. Pensate un attimo. Questa è la lunghezza della molla. Quando chiamiamo y uguale a x2 meno x1 meno l, guardate, quando x2 meno x1 è uguale a l, cosa succede? Avete che y è uguale a 0. E vabbè. Ma cosa vuol dire? Che la separazione dei due corpi è proprio uguale alla lunghezza di fabbrica, quindi L è la lunghezza di fabbrica della molla. Quindi quando x2 meno x1 è uguale a L, vuol dire che la molla non è compressa e non è allungata. Ok? Quando invece y è maggiore di 0, cosa vuol dire che y è maggiore di 0? Vuol dire che x2 meno x1 è maggiore di L. Cosa sta succedendo? La molla è allungata, le particelle sono più distanti dalla lunghezza di fabbrica della molla. Quando y è minore di 0, avete che x2 meno x1 è minore di L, quindi la lunghezza, la distanza dei corpi l'uno dall'altro è minore della lunghezza di fabbrica, quindi la molla è compressa. Ok? Allora, questo vi dà la forza giusta sulla particella 2? Quando y è maggiore di 0, quindi siamo nel caso in cui questo è maggiore di questo, questo è positivo e qua c'è il segno meno, vuol dire che la forza è verso sinistra. E in effetti, quando questo corpo è troppo in là, come nel disegno, vedete che la molla accentua il disegno, va, accentiamolo, così diventa molto chiaro. Questa è la lunghezza della molla di fabbrica, il corpo 2 è qua e il corpo 1 è qua, è evidente che la molla è molto deformata. Qual è la direzione della forza sul corpo 2? È verso sinistra, d'accordo? Quindi questa formula vi rende, vi descrive bene quello che vi aspettereste. Qual è la forza sul corpo 1? Quindi qual è la legge del moto del corpo 1? Attenzione, il corpo 1 e il corpo 2 stanno interagendo tramite la molla. Non c'è alcuna altra forza nella direzione orizzontale sul corpo 1 se non quella che viene dalla molla. Non c'è alcuna forza sul corpo 2 nella direzione orizzontale tranne quella che viene dalla molla. Quindi se questa è la forza sulla particella 2, la forza sulla particella 1 è ovviamente la stessa cosa ma cambiato di segno. Pensateci. Ok? Quando questo è positivo, quando la molla è, quando i corpi sono molto separati, più della lunghezza di fabbrica, il corpo 1 ha una forza verso destra e il corpo 2 ha una forza verso sinistra. E la forza che sentono è quella data dalla molla e la molla esercita la forza in funzione di come è deformato. D'accordo? Adesso possiamo fare una semplice cosa, per esempio sommare queste due equazioni assieme, avete m1 x1 accelerazione, m1 l'accelerazione del corpo 1 più m2 per l'accelerazione del corpo 2, questo è uguale a cosa? Quando le sommo membro a membro, questo è uguale a contrario, quello che è fuori 0. E voi cosa deducete da questa equazione qua? Deducete cosa che potevate già dedurre, che l'accelerazione del centro di massa è uguale a 0, cioè che la velocità del centro di massa è uguale alla costante. Qual era l'accelerazione del centro di massa? L'accelerazione del centro di massa era, vedete come ogni cosa è un'occasione per ripassare. Quindi il numeratore dell'accelerazione di massa, dell'accelerazione del centro di massa è 0. Perché è 0? Perché non ci sono forze esterne, no? Le uniche forze che il corpo 1 e 2 sentono sono dovute all'altro, non ci sono forze esterne, lo potevamo sapere anche prima di scriverlo. Ma facciamo un'altra cosa, invece di sommare queste equazioni, proviamo a sottrarle. Però facciamo un esempio semplice, dove le due masse sono uguali. Quindi, adesso,
l'equazione della frazione, siccome gli studenti non piace che il docente cancelli brutalmente con le dita, lo riscrivo per la particella 2, sarà questo. E per la particella 1, visto che stiamo facendo il caso speciale che m1 è uguale a m2, ok? Adesso sottraiamole, hanno la stessa massa, quindi abbiamo m questo meno questo, quindi ho x2 meno x1, ho messo in evidenza la massa in comune, quindi ho la differenza delle situazioni, e questo è uguale a meno 2k x2 meno x1 meno l. Ok? Questa qua l'avevo chiamato y, quindi cos'era y? Di nuovo, mi raccomando, state zitti, perché mi sta veramente facendo girare i coglioni. Se no, passo la prossima ora a elencare esercizi di cui sarete responsabili. Nell'elenco li scrivo brevemente e lascio a voi i conti. L'ho già fatto con uno, volevamo farla con questo? Dai! Dai! Allora, cos'è y di nuovo? Y è una misura di quanto la distanza tra i due corpi, come potrei dire, x2 meno x1 cos'è? Se questa è la posizione x2 e questa è la posizione x1, cos'è x2 meno x1? È la distanza dai corpi, no? Quindi, questo rappresenta la distanza tra i corpi, se volete la possiamo chiamare d. Quindi y è uguale alla distanza dai corpi, ovviamente sarà la funzione del tempo, meno l. Quindi y è una funzione del tempo. D'accordo? Cosa misura y quindi? Misura la differenza tra la distanza dei corpi e la lunghezza di fabbrica della molla. D'accordo? Chiaro? Molto semplice. Quando y è uguale a 0, la distanza dei corpi è uguale alla lunghezza della lunghezza della molla. Quando y è maggiore di 0, quando y è minore di 0. D'accordo? Quindi se volete corredate con un disegno, perché un disegno non guasta mai. Quindi sono, questa è la lunghezza di fabbrica, nel caso in cui y è uguale a 0, avete per esempio che un corpo è qui, e se y è uguale a 0, allora l'altro corpo deve essere proprio alla distanza L. Quindi questo è proprio L, la molla è qua in mezzo, senza deformazioni. Quando è y è maggiore di 0, avete una situazione in cui uno dei corpi, la distanza dei corpi è superiore a L, e quando y è minore di 0 avete una situazione in cui la molla è molto schiacciata. Ok? Questo è y uguale a 0, y maggiore di 0, y minore di 0. Ok? D'accordo? Questa roba cos'è? Visto che la derivata, questo cos'è? È la derivata seconda di x2 meno la derivata seconda di x1, dove x2 e x1 sono ovviamente funzioni del tempo, no? In generale il corpo 1 e il corpo 2 si stanno spostando. L'operatore derivata seconda addirittura è lineare, quindi questo può essere scritto come la derivata seconda rispetto al tempo di cosa? Di x2 meno x1. Quindi questa cosa qua rappresenta il ratio, la derivata seconda addirittura, la derivata seconda della distanza tra i corpi. Della distanza tra i corpi. Adesso, pensate una cosa. Questo è y. Cos'è questo? Se io faccio la derivata seconda di y, lascio a voi il passaggio, è così banale, è evidente che la derivata seconda di y è uguale alla derivata seconda di è derivata è uguale a questa roba qua. Ok? È evidente che la derivata seconda di questo qua è proprio questo. Perché? Perché la lunghezza di fabbrica è una costante, no? La derivata di y è la derivata di questo, meno la derivata di questo, meno la derivata di questo, perché questa è la costante. Quindi la derivata di questo è uguale alla derivata di questo, meno la derivata di questo. La derivata seconda è la derivata seconda di questo, meno la derivata seconda di questo. Quindi la derivata seconda di y è proprio sta roba qua. Quindi questa equazione qui
posso veramente scrivere in questo modo: m y due punti uguale 2k y. E qua dovreste subito saltare sulla sedia, perché questa è una equazione differenziale secondo ordine, lineare, omogenea, e sapete la soluzione. Quindi sapete che y, se volete la separazione tra le due masse sottratto la lunghezza di fabbrica, ma è questa la parte che dipende dal tempo, questa variabile y è un coseno o un seno o la combinazione delle due. Quindi se per caso avete questi due corpi, io tengo la molla, quindi la molla di fabbrica è così, attacco due corpi magari della stessa massa, perché sto descrivendo questo caso, li separo, ok? E lascio la presa, cosa succede? Intanto il centro di massa non va da nessuna parte. Quindi se erano, se tenevo fermo, cioè separo, li separo, eccolo qua, li tengo fermi, dov'è il centro di massa? Hanno la stessa massa, il centro di massa è al centro geometrico. Quando lascio la presa, il centro di massa non va da nessuna parte, sta là. Ma la separazione tra le variabili, tra le masse, oscillerà come un coseno se li faccio partire da fermi. Quindi y, che è questa misura qua, sarà un coseno. E qual è il periodo di questa oscillazione? Quindi voi, questa è la lunghezza di fabbrica, le separate, due masse uguali, lasciate la presa, fanno, qual è il periodo di oscillazione? Guardate la formula, è tutto qua, non sono i passaggi, è l'imparare a guardare. Voi guardate questa, la scrivete se volete in questo modo qui, addirittura se volete lo dividete per m, ed ecco, forse così siete in grado di dirmi qual è il periodo di oscillazione. Il periodo di oscillazione è 2π greco diviso omega 0. E chi cazzo è omega 0? Omega 0 quadro è questa roba qua. Ok? E spero che notiate la differenza tra il caso di avere la stessa molla con un'unica massa attaccata a una parete. Qua il periodo cos'è? È 2π greco, certo, diviso la omega 0 di questo esercizio, ma in questo esercizio era x due punti più k diviso m x uguale a 0, e questo era omega 0 quadro. Qua c'è un 2 e qua non c'è. Quindi qui il periodo è 2π greco m diviso k. Quale dei due ha un periodo più piccolo? Una massa attaccata a un muro o due masse uguali attaccate allo stesso tipo di molla? Guardate la formula. Questo c'ha un 2 qua sotto, quindi questo ha un periodo più breve di questo. Quindi quando attaccate una massa a una molla, a un muro, cos'è un muro? Un muro è qualcosa che ha una massa infinita. Infinita intendo dire che la massa di questo è molto piccola rispetto a questo. Quindi un muro equivale ad avere la vostra massa m attaccata a una molla all'altra parte della quale c'è una cosa che ha una massa gigantesca. Questo è un muro. Quindi quando attaccate una massa a una molla k, se dall'altra parte della molla c'è una cosa massicissima, non si dice in italiano, una massa spaventosa, un muro, il periodo è 2π greco m radice di m diviso k. Se dall'altra parte della molla c'è una massa identica, cioè un gemello, ecco che il periodo è diverso, è più piccolo. Quindi fa gni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 gn
Ma la cosa interessante è che se voi caricate la molla e lasciate la presa, il centro di massa sta fermo. E queste due molle, queste due masse oscillano con un periodo che è diverso da quando è attaccato al muro e il centro di massa non si muove. Oppure, un'altra variante dell'esercizio, prendete la molla, la allungate, camminate a, non so, una certa velocità, ormai ho esaurito lo spazio quindi devo andare di là, camminate a un metro al secondo in quella direzione. Lasciate la presa. Cosa succede? Il centro di massa avanza un metro al secondo, ma queste qua fanno così. Centro di massa continua a velocità costante,
ma attorno al centro di massa le molle stanno, le due masse stanno Y, è Y che oscilla come un coseno, attenzione, d'accordo? Semplice, no? Meccanici. Altro esercizio. Siccome non sono proprio lo stronzo, durante la pausa, ma senza aprire bocca, farò i passaggi per dimostrarvi che l'energia cinetica va a vedere l'esercizio prima. Però non lo faccio a voce, quindi voi invece di fare pausa e fumare e rovinarvi la salute, prendete appunti, questo consiste nella mia punizione. Però ve lo faccio. Altro esercizio. Chi ha mai fatto? Io non l'ho fatto e non credo che potrò mai più farlo perché ho problemi cardiaci. Qualcuno l'ha fatto il bungee jumping? Perché non avete avuto l'opportunità o siete dei fifoni? Mi raccomando, se lo fate, fate lo stomaco vuoto e anche vescica vuota. E andate in bagno, i sensi, liberatevi e non mangiate perché potreste vomitare o farvelo addosso. Perché succede? Però dicono che è veramente questo è un soffitto dalla quale pende una molla ideale. Questa non è una molla ideale per due motivi. Lui si limita a richiamarsi, ma non è comprimibile, no? Cioè, riesco a allungarlo, ma non a comprimerlo, quindi non è proprio una molla nel senso di hook. Non è una molla, quindi riesco a allungarlo, ma la molla è quella che avete sul letto. O poi aprite il materasso, sventrate perché il materasso là avete una molla, o la molla nell'ammortizzatore di una macchina, che può essere allungata anche compressa. Quelle seguono la Gesù, questa non segue la Gesù. Però non è ideale, guardate un attimo. Guardate, adesso lo tenevo fermo un attimo. Guardate la separazione tra... è una elica, una specie di elica, una spirale. Guardate la separazione qua e la separazione qua giù. Vedete qua su la separazione è maggiore e la separazione qua giù è più piccola. Perché? Perché la massa della molla non è trascurabile. Questo mi permette magari di fare un iniziale esercizio molto semplice. Questo è un soffitto dalla quale pende non una corda ideale, ma una corda reale, per esempio una catena, una corda di canapa, qualcosa del genere. E vi chiedo, se io vi chiedo qual è la tensione della forza qua? Qual è la tensione della forza qua? Qual è la tensione qui? Allora chiamiamo questo l'asse X, questo lo chiamiamo X uguale a 0, la lunghezza della corda magari lo chiamiamo L. Dovrebbe essere evidente a voi che la tensione della corda, cioè cosa intendo per la tensione? Intendo la... se voi... mi spiego un attimo. Se voi avete la vostra corda e io voglio sapere qual è la tensione in questo punto, voi dovete fare questo esercizio mentale. Dovete immaginare di tagliare la corda qua, sostituirlo con un breve tratto di corda ideale e chiedervi adesso qua, questo pezzo di spago ideale, che forze stanno agendo su quello spago? Lui deve reggere la forza peso di tutto quello che è sotto. Quindi lo spago qui deve reggere la forza da peso di questo più la forza di questo. Quando invece chiedo qual è la tensione quassù, se voi in un altro punto, per esempio quassù, sostituisco con uno spago, è chiaro che lo spago qui deve reggere la forza peso di tutto quello che è sotto. Se chiedo qui, sostituite con uno spago qua. Quindi questo dovrebbe farvi capire che la tensione dipende da dove siete sul filo. Su un filo reale. Un filo reale ha massa. Un filo ideale ha massa trascurabile, ma un filo reale, come questa molla,
non è un filo, però ha una massa reale, lo vedete che la separazione qua è più piccola di qua? Vediamo se riuscite a intuire perché è così. Allora, se io vi chiedo qual è la tensione qua per x uguale a L, cosa scrivereste? Se questo corpo qua giù la indichiamo con... magari questo è il corpo di massa M. Invece questa corda qui, immaginate che sia una corda omogenea, così usiamo qualche concetto che ci è già un po' familiare. Cos'è una corda omogenea? Una corda omogenea è caratterizzata da una densità lineare, che indichiamo il simbolo lambda, no? Un certo numero di chili al metro, se usiamo il sistema internazionale. Quindi, quando sono qua giù, la corda deve solo reggere la forza peso del blocco che gli è sotto. Quindi qua è facile scrivere, se questo è il corpo di M, scriverei Mg. Se sono quassù, anche questo è facile, quindi la tensione quando x è uguale a 0, cosa scriverei? Lui per tenere il filo in equilibrio deve contrastare la forza peso. Quassù dovete contrastare la forza peso di tutto quello che è sotto di voi. Quindi c'è sì la forza peso di questo, ma c'è anche la forza peso di tutto lo spago. Lo spago indichiamolo con la lunghezza L, quindi qua avrò mg, d'accordo, più la forza peso dello spago, che essendo omogeneo lo descrivo col fattore lambda, lambda per L è la massa dello spago e per g perché è quella la forza peso. E per un punto intermedio, qual è la formula che descrive bene? Allora, in questo punto qua, a un certo valore di x, la tensione qui, di nuovo qual è l'idea? Dovete immaginare mentalmente di mettere uno spago ideale, un filo ideale, e di chiedervi, per tenere l'equilibrio, la forza verso l'alto qui deve essere esattamente uguale alla forza verso il basso, la tensione del filo deve essere esattamente uguale alla forza del peso. E cos'è questo? Questo è una certa lunghezza, e quanto è? L-x, quindi scriverei così, m per g, che è la massa del corpo qua giù, più lambda, che è L-xg. Quindi questa è la lunghezza, L-x è la lunghezza dello spago che sta sotto il punto x, d'accordo? E vedete come questa espressione torna quando l'x è uguale a 0, o questa espressione, quando x uguale a L, o questo, d'accordo? Se vi fermate a pensare un attimo è molto semplice da scrivere, d'accordo? Quindi capite adesso perché intuite, perché il conto di cosa avviene qua è complicato, ma almeno intuite il perché la distanza qua tra l'elica è maggiore di qua giù. Qua giù è di più perché deve reggere il peso di tutta la molla che gli è sotto, quindi la molla è più allungata. Qua la forza peso, in questo punto, della parte della molla che è sotto, è minore, quindi la forza è meno allungata. D'accordo? Va bene? Ok, questo era solo preliminare, venuto in mente adesso. Io voglio fare il bungee jumping, che invece di una corda che non cambia la sua lunghezza, io voglio una molla. Una molla ideale, non come questo qui, una molla ideale per me sarà una molla di massa, sì, sarà legge di Hooke, d'accordo, ma sarà anche di massa trascurabile. Quindi questa è la molla con la sua lunghezza di fabbrica, perché non ha una massa tale da deformarlo, la forza peso non lo deforma dal valore di fabbrica. Questo è il valore di fabbrica, ma la forza peso lo allunga, no? Chiamo questa la direzione x, chiamo questo x uguale a 0, mi viene spontaneo farlo, x uguale a 0, perché no, è la posizione della molla non deformata, quindi x positivo, la molla è tirata verso il basso, è allungata, x negativo, la molla è spinta verso l'alto e è compressa. Adesso attacco qui un corpo, anzi lo faccio il disegno qua accanto, attacco qua un corpo, e la molla, per il momento, faccio l'esperimento in cui noto con la mano che io voglio tenere il corpo fermo, non voglio che si muova da questa posizione, e noto che devo sostenerlo, devo fare uno sforzo, devo spingere verso l'alto. Invece io posso cominciare a diminuire la forza della mano
e vedo che il corpo ha la tendenza a scendere, ha la tendenza a scendere. C'è una posizione lungo la verticale dove non devo esercitare alcuna forza, cioè lo sforzo muscolare che sento a tenere la mano corrisponde a quello di semplicemente tenere la mano in questa posizione. C'è una posizione dove lo sforzo muscolare che io devo applicare non c'è. Quando è quassù la devo, la sento, se questo qua metto un cubo di sughero, un cubo d'oro, un pianoforte a coda, sento un enorme sforzo a tenerlo là. Se invece porto la molla molto giù, lo allungo tantissimo, qua ovviamente voglio fare il disegno decentemente, quindi sto allungandolo molto, quando lo tiro molto giù, noto che la forza devo applicarla verso il basso. Ok? C'è una posizione dove qua sto spingendo verso l'alto per tenerlo fermo, qua sto spingendo verso il basso per tenerlo fermo. C'è una posizione lungo la verticale dove non devo applicare alcuna forza. Nel senso che tengo fermo senza sforzo il corpo, lascio la presa e lui sta fermo. Invece se lascio la presa qua, quel cazzo sta fermo, va giù, e se tengo, lascio la presa qua, quel cazzo sta fermo, va su. C'è una posizione dove rimarrebbe in equilibrio. Equilibrio vuol dire che non fa nulla, e interpreto quindi il punto di equilibrio come un punto dove la forza evidentemente complessiva è zero. Ma qual è la forza che sta agendo sul corpo? La legge di Newton, uno scriverebbe m a x due punti, x è verso il basso, è la somma delle forze che stanno agendo sul corpo. Quindi ho due forze, non mi pare, ho la forza della molla e ho la forza peso. Quindi scrivo meno kx, meno kx più mg. Perché è scritto col più mg? Perché la direzione positiva è verso il basso, d'accordo? Questa è l'equazione del moto. Quando è che l'accelerazione è zero? Quando è che ho la forza zero? Quando è che, cos'è x di equilibrio? X di equilibrio è quella x dove la forza complessiva, quindi dove meno k di x equilibrio più mg deve dargli zero. Cioè la posizione equilibrio è quella che soddisfa questa equazione. E ovviamente si vede molto banalmente che x di equilibrio è uguale a mg diviso k. Quindi da qualche parte, ecco qua, c'è un posto che chiameremo x equilibrio, e questo vale mg diviso k, che se il corpo viene portato in questa posizione, se viene portato in questa posizione, chiaramente la molla è allungata, perché la posizione di non allungamento era x uguale a 0. X equilibrio è più giù, chiaramente nella posizione di x equilibrio la molla è allungata, però io noto che non esercito alcuna forza particolare sul corpo, e quando la lascio fermo, lui sta fermo. Quindi questa è la posizione di equilibrio, d'accordo? E dove la forza è uguale a zero. La condizione di avere equilibrio è che la forza, cioè l'accelerazione, sia zero. Lo trovate facilmente. Va bene, teniamo a mente questa espressione per cortesia. Dove la scrivo? È già scritta là. Affrontiamolo in modo un po' formale questo esercizio. Questa è un'equazione lineare? Sì. Di che ordine è? Derivata seconda. È omogenea? No. Ok? Perché l'equazione, cosa si fa? Si mette a sinistra tutto quello che dipende dalla x e vedete che c'è una mg dall'altra parte, non è omogenea. Dividete certo per m, perché questa è la manipolazione che abbiamo sempre fatto, e vedete che non è omogenea. Quindi dobbiamo andare con i piedi di piombo per un attimo. Fate una cosa del genere. Dividiamo tutto per m. Ok? Guardate il termine a destra. Metterò in evidenza meno k diviso m. Quindi ho x e qua cos'ho? Meno mg diviso k. Cos'è mg diviso k? È x equilibrio. Questo è x meno x equilibrio. Questa qua la chiamo y.
y sarà funzione del tempo. Perché? Perché x è funzione del tempo. Questa è una costante. Qual è la derivata seconda di y? La derivata prima ovviamente è uguale alla derivata x, perché questa è una costante. A maggior ragione la derivata seconda è uguale alla derivata seconda di x, e quindi questa equazione diventa y due punti uguale a meno k diviso m y. Questa è un'equazione che conoscete bene, sono un paio di giorni che la discutiamo. Quindi voglio fare un esercizio particolare, che il corpo parte da fermo qua, ok? Voglio che parta da fermo, quindi cancello un po', prendo tutto il disegno e lo sposto verso di là. Cosa fa x in funzione del tempo? Sapendo che inizialmente lui si trova, il corpo si trova nella posizione x uguale a 0, fermo. Cosa fa? Quindi parte da fermo. E il bungee jumping, cioè voi in cima al ponte, la molla non è allungata né compressa, e mancano 10 minuti? Sì. Ok. Parte da fermo, io voglio sapere cosa fa x in funzione del tempo, ok? Allora, con questi passaggi, vedete che ho introdotto una funzione che è y, quindi x di t è uguale a y di t più x equilibrio. E questa qua è soluzione di questa. Cos'è y? Y è, una, è come se io mettessi un altro asse qua, un altro asse, la chiamiamo y. X uguale a 0 cos'è in termini di y? Quando questo è uguale a 0, y cos'è? Y è uguale a x meno x equilibrio. Quindi quando x è uguale a 0, cioè il corpo è là in cima, quanto vale y? Vale meno mg diviso k. Quindi questo punto qua è meno mg diviso k, cioè y vale meno mg diviso k. Quando invece x è uguale a x equilibrio, quanto vale la y? Quando x è uguale a x equilibrio meno x equilibrio, avete 0. Quindi a y uguale a 0 qua. Ok? Quindi in questo esercizio il corpo parte da x uguale a 0, ovvero se cambio modo di descrivere la posizione, sta partendo da meno mg diviso k. Questa è la vostra equazione differenziale che soddisfa y. Qual è la y generale? La y generale è un coseno più un seno. La forma coseno descrive la posizione iniziale, la forma seno descrive la velocità iniziale. Quindi siccome y inizialmente, il corpo inizialmente è fermo e parte da y, da questo y, voi sapete scrivere subito a vista, perché state studiando, questo è uguale a cosa? Alla y0 coseno di omega 0t. Qual è la omega 0? Ok? Quindi omega 0 quadro è k diviso m. Questo posso cancellarlo, fa solo spazio, tanto la formula è là. Questa è la formula che mi serve. Cos'è y0 in questo esercizio? Questa è la forma della soluzione quando il corpo parte da fermo, giusto? C'è qualcuno che non si ricorda quello? Dovete aver chiaro che quando avete l'equazione dell'oscillatore armonico, la soluzione generale è un coseno più un seno. Quando il corpo parte da fermo, la soluzione per questi tipi di esercizi è un coseno. Questo è un esercizio che parte da fermo, quindi è la soluzione di tipo coseno. Ma quanto è questo qua rappresenta la y iniziale? Che in questo esercizio la y iniziale è quassù. Quindi nel nostro esercizio, parte da fermo, sì. Quindi parte da fermo.
Quindi avete una formula di questo tipo. Nel nostro esercizio, y0 vale meno mg diviso k. Quindi per il nostro esercizio, la y di t è uguale a meno mg diviso k coseno di omega 0 t, dove omega 0 è radice quadrata di k diviso m. Sappiamo che è radice quadrata di k diviso m perché lo vediamo a vista qua nella nostra equazione. Questa è l'omega 0 quadro, questa è y di t, ma la domanda non è y di t, la domanda è cos'è x? Cosa fa x del tempo? X del tempo, siccome x meno x equilibrio, e questo è mg diviso k, x di t meno questo uguale y, è evidente che x di t è y più questo. Quindi la nostra y di t, la nostra x di t, che è la domanda, è mg diviso k, questo, più questo. Questa è la nostra soluzione, che ovviamente può essere scritta meglio e può anche essere disegnata, non vi pare? La scrivo qua su. E questa è la soluzione dell'esercizio e si tratta solo di disegnarlo. Quindi come la disegniamo? Questa sia l'asse del tempo, questo è y uguale a 0, questo qua è y uguale a meno mg diviso k, e questo è non è un coseno, attenzione, è un 1 meno un coseno, eh? È un 1 meno un coseno. Quindi la prima cosa da notare è questa qua. Quindi la particella, la massa, una volta che è lasciata la presa, va giù, dove va? Fino a y uguale a mg diviso k, cioè a una x che è ci sarà la base dei tempi, questo è un periodo, cos'è un periodo? 2 pi greco diviso omega 0, questo è metà periodo, un quarto periodo, tre quarti del periodo disegnato un po' da culo, raddrizzo. E prima della pausa voglio almeno fare il disegno. Com'è secondo voi? Lui parte qua, va giù, fa così, fa così e fa così. Attenzione a questo è... sì, ok. Questa qua, se ribaltate la y è un meno coseno, ma guardate in x. Questo è il grafico di x, quindi io qua posso cancellare, non è più meno mg, ma è 0. Questa è la coordinata y, guardatela in x. Questo diventa 2mg diviso k, questo diventa mg diviso k, e questo diventa 0. È chiaro? Sono andato troppo veloce? Dov'è che sono andato veloce? Io nego di essere andato veloce perché i passaggi sono chiari. Ho introdotto una nuova variabile y. Y che cazzo è? Cos'è il significato di y? È la distanza della particella dalla posizione di equilibrio. Cos'è y? È x meno mg diviso k. Questo è mg diviso k. Quando y è uguale a 0 siete qua, a mg diviso k, mg diviso k. Quando y è maggiore di 0 siete più giù della posizione di equilibrio. Quando y è negativo siete più su della posizione di equilibrio. Da dove è partito sto cazzo di pazzo che è saltato col bungee jumping? È partito da x uguale a 0, ovvero da meno mg diviso k. È più su della posizione di equilibrio. Questa retta rossa che sto tirando è la quota di equilibrio, cioè quella a cui se voi vi mettete qua e siete fermi e lasciate a presa non succede niente, siete fermi. Quindi se voi partite da più su,
voi cadete, oltrepassate questa posizione di equilibrio, scendete, ma non scendete più giù di due volte questa distanza. Siete arrivate fin qua. Perché so questo? Perché la soluzione è quella! È un 1 meno un coseno. Cioè questa è y. Il significato fisico di y è dove siete rispetto alla posizione, alla quota di equilibrio. Se y è uguale a 0, siete alla posizione di equilibrio. Se y è positivo, siete più giù. Se y è negativo, siete più su. Ok? Quello è il significato di y. Cosa fa y nel tempo? Y nel tempo soddisfa questa equazione. In questo esercizio il corpo parte da fermo, quindi ha una y iniziale. Qui quanto va in questo esercizio? È un valore negativo, perché qua su è sopra la posizione di equilibrio, quindi y è negativo e parte da fermo. Quindi la soluzione che stiamo interessandoci di questo è di tipo y0 coseno. Non lo sto riscrivendo, ecco perché nego di andare a essere andato più veloce, perché posso anche andare più lento ma direi esattamente le stesse parole. Questa è la soluzione del tipo che stiamo considerando, perché il corpo parte da fermo. Y0 rappresenta la posizione iniziale, che nel nostro esercizio è qui, che corrisponde a una y che è uguale a meno mg k diviso k. Quindi nel nostro esercizio questa è la soluzione. Se non capite questo, vuol dire che non avete studiato la lezione di giorni fa. A questo punto cos'è x? Perché io voglio tornare a usare la variabile originario. Perché io ho chiesto cosa fa x. Parte da x uguale a 0. Cosa fa x nel tempo? Fa questo. Perché? Perché x è uguale a questo più mg diviso k. Ok? Forse c'è un segno meno? Doveva essere 1 più coseno. Ovviamente. Perché questo va di là e cambia di segno, no? Ah no, y è meno, sì è corretto. Ok, x è uguale a mg diviso k più y, ma y è meno mg, ok? Momento di sbandamento. È chiaro? Chi ha detto che andavo più veloce, che andavo troppo veloce? Questo è, dovete meditare e dovete fare il disegno. Lui parte da qua, scende, passa per il punto di equilibrio, mica si ferma, perché arriva qua in velocità, quindi supera la posizione di equilibrio, va più giù, ma superando la posizione di equilibrio cosa succede? Che la forza verso l'alto della molla è più importante della forza peso. Quassù, quando la molla non era compressa, c'era solo la forza peso, la molla non faceva niente, perché la molla non era allungata, ma cadendo la molla comincia a allungarsi, comincia a tirare verso l'alto. Ma finché non arriva qua, la forza peso è maggiore della forza molla. Questa è la posizione dove la forza molla e la forza del peso sono uguali. Ma lui qua arriva in velocità, lo supera, va più giù. E andando più giù, la molla è allungata sempre di più, talmente tanto che la forza della molla verso l'alto è più importante della forza peso verso il basso. E quindi la forza risultante è verso l'alto. Risultante verso l'alto cosa vuol dire? Che comincia ad accelerare, qua sta accelerando, accelerazione positiva, qua comincia a avere l'accelerazione negativa, la velocità diminuisce, diminuisce, diminuisce fino ad arrivare a velocità nulla e si trova in una posizione dove la forza peso sì c'è, ma la forza della molla è molto più importante e quindi la forza netta è appunto verso l'alto, comincia a accelerare verso l'alto, comincia a salire, passa per la posizione di equilibrio, in velocità lo supera e farà per sempre, a meno che non ci sia un meccanismo di dissipazione di energia, che sarà l'attrito con l'aria, e allora avrete un'oscillazione smorzata, farà boing 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 boing, e si assesterà. Ma se non c'è attrito, questo continuerà per sempre. Pensate molto 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 a questo esercizio, uno dei miei preferiti. Facciamo la pausa di 10 minuti.